Benvenuti Capitani Coraggiosi, domande potenti per leader audaci. Un viaggio tra i top leader contemporanei alla scoperta di come governare le organizzazioni in mari tempestosi e imprevedibili, imparando l'arte di porsi e porre le domande giuste al momento giusto. Io sono Maria Cristina Origlia e sono qui per incontrare Tiziano Tassi, co-founder e CEO di Caffeina. Nata nel 2012 da tre ex compagni universitari, Tiziano Tassi, Antonio Marella e Henry Sichel, è cresciuta a ritmi vertiginosi, tanto che è stata riconosciuta la prima realtà italiana dal Fast Company 500 di Deloitte qualche anno fa e ha ricevuto una serie di riconoscimenti dal Financial Times e dal Sole 24 Ore. Oggi una società benefit conta 230 collaboratori, tre sedi, Parma, Milano e Roma, e ha varato nel 2021 un ambizioso piano strategico Towards 2025 che andiamo a scoprire. Co-founder e CEO di Caffeina, quindi sia imprenditore che manager, oltre che professore di internet marketing e di politiche della comunicazione all'Università Cattolica di Milano e in passato in diverse università e business school sia italiane che internazionali. La prima domanda è: qual è il tuo modo di esercitare il potere nella guida di un'azienda che peraltro hai partecipato e contribuito a fondare? Devo dire che ho imparato abbastanza presto che l'esercizio del potere significa prima di tutto responsabilità. Questa è una responsabilità che ho la fortuna di condividere con dei soci con cui ho fondato l'azienda. E quindi responsabilità verso tutte quelle persone, quei soggetti che hanno fiducia nell'azienda e che prestano il loro impegno. Quindi le persone che lavorano con noi, i nostri clienti che credono in noi, ma anche fornitori, stakeholder, istituzioni, no? Quindi capisci che l'esercizio di questo ruolo si porta addosso prima di tutto una importante responsabilità. Però non finisce qui. Il nostro ruolo è anche quello di fare un percorso. E fare un percorso significa sapere dove vuoi andare e come ci vuoi arrivare. Dove vuoi andare è l'esercizio della visione, no? Del disegno strategico, che deve essere poi condiviso a tutti i livelli e che abbiamo imparato nel corso degli anni un po' ad autodidatti, però a fare, a scrivere, a definire e poi a condividere. Qual è la tua reason why e qual è quella di Caffeina? Noi crediamo che il successo avvenga quando il coraggio incontra il talento. E questo è un credo che vale sia verso l'interno che verso l'esterno, perché verso l'esterno il nostro lavoro è quello di abilitare il progresso e lo sviluppo delle singole organizzazioni, delle aziende che credono nei nostri servizi, nel nostro lavoro, ma è anche la responsabilità di abilitare la crescita e lo sviluppo delle persone che vogliono venire a lavorare con noi, proprio perché stiamo facendo tutti un percorso insieme. Il nostro compito è quello di garantire che questo sviluppo possa avvenire, che avvenga nel modo corretto, sia per le aziende che abilitiamo a raggiungere risultati, sia verso le persone che accompagniamo in un percorso di crescita. Ecco, a fronte di tutto questo, qual è a tuo avviso la domanda più importante che un leader oggi dovrebbe porsi e quella che probabilmente lo mette più in difficoltà nel trovare una risposta giusta? La sfida di coniugare gli obiettivi e le necessità di breve termine con una visione e un percorso di lungo periodo. Il breve termine è fondamentale, non si arriva al domani se non si passa per l'oggi. Arrivare al domani però deve passare anche per scelte che ti portano e che fai nell'oggi, che ti portano a realizzare quella visione, quel percorso. Capitale umano è diventato l'asset principale di qualsiasi business e a maggior ragione del vostro. Che cosa vuol dire proprio investire sulle persone? Significa capire pienamente qual è il loro percorso, la loro employee journey, se vogliamo usare un termine specifico, che però ci permette di capire come noi come azienda possiamo intervenire al meglio nel loro sviluppo e offrire gli opportunità e servizi. Significa investire tempo e risorse dell'azienda nella formazione, significa investire tempo e risorse dell'azienda nel fornire feedback, ma anche e non solo nel fornire feedback a loro, ma anche nel fare in modo che chi ha responsabilità di dare questi feedback sia pronto a farlo nel migliore dei modi. E questo si può fare con un tutorship, con della mentoring,
che viene erogata a queste persone, si fa con momenti di ispirazione, si fa con momenti di confronto. Nel corso di questi anni siamo cresciuti di oltre 100 persone in termini di headcount, e questo significa aver portato all'interno della nostra organizzazione persone di straordinario talento e capacità che ci hanno cambiato, che ci hanno fatto evolvere, che abbiamo dovuto mantenere coerenti e mettere a sistema in un'organizzazione che era pensata per essere più piccola. Abbiamo quasi raddoppiato la dimensione, quindi questo significa affrontare delle sfide anche dal punto di vista gestionale, dal punto di vista di sviluppo delle persone, un po' inedite per quanto ci riguarda, ma che abbiamo affrontato con grande carica. Ecco, a questo riguardo si parla tanto di generazione Z, no? E si parla tanto del fatto che abbiano dei bisogni diversi e che sia impossibile in qualche modo soddisfarli o comunque molto difficile. Qual è la vostra strategia e soprattutto condividi questa opinione? Non la condivido, perché credo che sia un luogo comune che ho già affrontato quando io da millennial mi sono trovato, no, a 20, 22, 23, 25 anni a entrare e interagire con il mondo del lavoro dopo l'università. Io credo che la generazione Z non chieda niente di diverso da quello che tutti noi abbiamo chiesto, lo faccia forse in modo più visibile, lo faccia in modo più coraggioso rispetto forse anche ai millennial stessi o a generazioni precedenti, ma non credo che siano qualcosa di un fenomeno strano. Quello che forse però c'è da questo punto di vista è una maggiore sfiducia verso le organizzazioni in cui si comincia un percorso, verso le aziende in cui puoi esercitare una professione, impararla e crescere. E quindi questa sfiducia va compresa, non va combattuta, non possiamo rifiutarci di vederla, e il percorso che dobbiamo fare è un percorso di sviluppo di empatia, di soluzioni, di comprensione e di risposte. Basta creare le condizioni giuste. Esatto. Qual è la domanda che poni più spesso ai tuoi collaboratori e quella che ti piacerebbe che loro ti ponessero più spesso? Io chiedo molto spesso alle persone come stanno. La visione che abbiamo all'interno di Caffeina, a partire da noi come gruppo di imprenditori, ma anche condivisa con il nostro management, è quella dove c'è un patto che non significa intenderci come una famiglia, perché questo si porta dietro anche delle connotazioni negative per le persone, ma essere una squadra. E in una squadra ci si aiuta, e non ci si aiuta soltanto quando lavori su un progetto e quindi stai giocando, ma ci si aiuta anche nello spogliatoio, nei momenti informali. Essere vicini, far percepire la vicinanza e, dove possiamo in tutti i modi fare delle azioni concrete, per noi nasce da una domanda semplicissima, che è capire come stanno le nostre persone. E mi piacerebbe che mi venisse rivolta la stessa parola. E devo dire, mi viene rivolta. Succede. In questo senso. Sì, per fortuna succede, per fortuna succede. Parlando di strategia, voi vi siete posti l'obiettivo di diventare entro il 2025, leggo, citazione, un'azienda solida, dinamica, affamata, orientata al risultato e a un'unica visione di cosa sia il risultato. Un'azienda dove le scelte saranno conseguenza di dati e i dati conseguenza di comportamenti. È così? E quale vantaggio competitivo avete costruito in questi anni? È un percorso che stiamo sviluppando, di cui vediamo già molti risultati, quindi mi verrebbe a dire siamo sulla buona strada e si sta realizzando quella visione, nonostante sia stata fatta prima di grandi sconvolgimenti geopolitici che chiaramente hanno impattato, no? In questi anni però siamo riusciti a portarci a casa dei risultati e dei traguardi. Siamo un'azienda, un'organizzazione molto più data driven rispetto al passato, e i nostri dati sono prevalentemente creati dai comportamenti delle persone. Quindi abbiamo predisposto dei sistemi, abbiamo fatto degli investimenti, non solo in termini di denaro, ma anche di tempo e di sforzi interni, che sono stati molto rilevanti, però oggi abbiamo una visione molto più concreta dell'andamento dell'azienda, molto più vicina a dare delle spiegazioni oggettive rispetto che soggettive di determinati andamenti o di determinati risultati. E in questo percorso siamo riusciti a costruire, realizzando quella visione di cui parlavamo nel piano, un gruppo
che abbia al suo interno competenze estremamente differenziate. Noi abbiamo adottato un T-model come organizzazione, quindi un'organizzazione molto orizzontale in termini di competenze, ma anche verticale sulle competenze che abbiamo scelto essere il nostro core business. E in questo senso i risultati parlano da soli, abbiamo clienti che si affidano a noi per alcune verticalità specifiche perché hanno quel tipo di necessità, e abbiamo altri clienti che invece si affidano a noi per un servizio molto trasversale. A proposito di creatività, qual è il vostro approccio rispetto all'intelligenza artificiale anche generativa? L'intelligenza artificiale generativa è sicuramente un grandissimo sconvolgimento per molte industrie e per la nostra in particolare, ma noi lo vediamo non come uno strumento che sostituisca persone, ma come un abilitatore di produttività. Quest'anno, nel 2024, l'intelligenza artificiale come voce di investimento sarà la più grande di caffeina dopo le persone. E non dico dopo le persone a caso, perché noi vediamo nella nostra visione condivisa con tutta l'azienda più di un anno fa, quindi siamo partiti tra virgolette da lontano, nell'aprile del 2023, come uno strumento che ci possa permettere di lavorare molto meglio, di essere più produttivi e di sostituirci a quelle task più banali, più onerose, che non sono tempo di qualità in cui svolgiamo la nostra professione, per darci la possibilità di fare output migliori, di crearne di più e di essere più efficaci. In questo senso abbiamo anche abbracciato l'utilizzo dell'intelligenza artificiale come un abilitatore per le organizzazioni. Abbiamo lanciato poco più di un anno fa Dynamo, che è una AI e Digital Product Agency, che fa dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale per creare soluzioni e prodotti customizzati per i nostri clienti la sua cifra all'interno di una visione dove quello che vale per noi in termini di utilizzo di queste potenzialità, di questi strumenti, vale in realtà per tutte le organizzazioni. Qual è, a tuo avviso, la domanda più visionaria che la tua azienda dovrebbe porsi in questo momento? Noi ci chiediamo come una domanda che ha una duplice valenza, che è come far rimanere il ruolo delle persone, dell'intelligenza umana, centrale in questo grande cambiamento, perché chiaramente si porta dietro delle questioni, no? dei cambiamenti che vivremo e che vedremo anche nelle organizzazioni con cui lavoriamo, e come restare rilevanti e centrali per le organizzazioni che ci chiedono valore aggiunto. Forse la risposta sta proprio in queste parole, il valore aggiunto. Grazie Tiziano Tassi di essere stato con noi a Capitani Coraggiosi. Grazie a te.